scoppieri in bomba. Ah, si tratta di me, dai reggi di forte che spacco le porte. Bello, già ti devo dire una cosa. Già ti devo dire una cosa. Che c'è? Ho già sbagliato? Che non è grinta, è disperazione. Quando tu nella vita devi fare delle cose che magari non hai mai fatto, non sai fare, due sono le cose: o ti ritiri, ti incupisci e ti chiudi, o dici l'ha già fa, boh, e fai quello che devi fare. E poi l'ultima, perché quando stavo là, prima di uscire, io dicevo, pensa, vado proprio in un programma che si chiama Ruota Libera. Nella mia vita sono sempre andata a ruota libera, forse anche troppo. E giudicata, dicevo, beh, quando vai in televisione, parli, fai le interviste, chi ti vede? Chi mi vede? Io sono giudicata da cotanto, da mia zia, Sofia Loren, cioè te rendi conto, non è da dire ti giudica Pinco. No, Sofia nonché Loren, che mi guarda e che poi mi chiama, ci sentiamo? Ale, molto male, scusa. La prossima volta, molto male, molto male. Sempre così? No. Beh, insomma, allora sei l'ospite Rosanna perfetta. Rosanna Fratello gli è piaciuta. Eh? L'ospite ideale, l'ospite perfetta, perché nella tua vita la ruota è girata tantissime volte, hai sempre dovuto dimostrare di saperla girare, questa ruota, rompendo gli schemi, rompendo le scatole a volte. Rompendo sempre. E fregandosene molto anche del giudizio degli altri. Quindi l'ospite perfetta. Sì, l'ospite perfetta. Sperando che nella ruota delle volte inciampi, delle volte ti confondi, ti gira la testa, stare sempre su una ruota non è semplice. E la vita, tu vorresti programmare, no? Io poi sono una, sono capricorno, quindi con i piedi per terra, molto... invece ti capitano delle cose che le devi affrontare e non sai neanche te. Quindi io mi sono abituata a non programmare più, ad avere un po' di leggerezza. Mi chiamano per fare tale e quale show, lo faccio. Voi dice, ma chi vuoi fare? La Rosanna Fratello, che manco ricordavo niente. Benissimo. Allora cominciamo da lì, dall'esibizione, la prima di questa nuova avventura di tale quale show. Grazie Carlo Conti sempre, in bocca al lupo per questa edizione. E la Susanna Fratello di Alessandra Mussolini. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Io ho sempre detto ad Alessandra che se lei non fosse scesa in politica e se lei avesse fatto la cantante sarebbe stata straordinaria, perché ha una voce bellissima. Tre mesi sono lunghi da passare, quando l'amore stuzzica il tuo cuore. Voglio dire, un disastro. Perché? È andata benissimo. Uno si deve divertire, se no è meglio non farlo. Cioè, è perché la differenza è che quando fai un altro spettacolo che balli, magari se tu i passi non te li ricordi, c'è il ballerino che imbroglia, che si mette davanti, che fa la cosa e ti recupera. Qua no, qua tu devi. Quando si apre quell'ascensore, Francesca, è una cosa che ti viene, ti sale su tutti i capelli. Però dici, respira, perché mi hanno detto devi respirare, scendi le scale, sperando di non cadere sulle scale, arrivi e ti deve uscire la voce. Uscirà questa voce? Vediamo. Beh, insomma, o per grinta o per disperazione, per disperazione, come ti pare, per disperazione. Tu però in realtà intanto sei laureata in medicina, e io quello, non lo sapevo, quello, con 110 certo. E lode. Assolutamente, e perché qui? Io sono sempre stata... Lo sai perché?
perché ti dico un po' le verità, te le devo dire, così tu anche le persone sentono quello che ti capita. Invece sei laureata in medicina, perché sono sempre stata un pochino ipocondriaca, ma io avevo scelto filosofia, mi piaceva tantissimo e mi iscrissi a Villa Mirafiori a Roma, alla Sapienza, capirai, andai e volevo fare, pensavo di poter fare gli esami, all'epoca era molto politicizzata, io pensavo di no, e quindi era impossibile dare gli esami. Quindi ho fatto, non volendo lottare, perché poi nella vita non puoi sempre stare a lottare, alcune volte puoi anche soccombere, che non è male, non è male. Allora sai che ho detto ciaone a filosofia e ho aperto le porte a medicina, dove c'era un bel camice, dove c'erano persone che dovevi fare i tuoi esami, punto e però basta. Però poi non hai fatto il medico, hai scelto di fare tutt'altro. Perché nel 92 poi io entrai in politica e poi ho avuto la famiglia, 3 figli splendidi, che sono Caterina, Clarissa e Romano, e quindi non puoi fare tutto. Invece la ruota è girata in tante direzioni, eh? Non sempre ha fatto appunto cerchi concentrici che andavano dritti, anzi. Mamma mia. Appunto, tuo papà era un grandissimo musicista di fama mondiale, papà, Romano Mussolini. Che bella quella foto. Quindi noi immaginiamo che lui possa averti insegnato qualcosa di musica, di canto. No, papà mi ha insegnato il divertimento alla vita. Papà era una persona gioiosa, era una persona leggera, era una persona concentrata sul suo lavoro, sempre scannatello coi soldi, perché come artista ma quasi non si faceva pagare ai concerti, e quando ero piccola mi portava per presentarlo alcune volte e delle volte mi faceva fare un pezzettino di canto, ma così da ridere, severo. Papà non ti ha dato non è stato lezioni allora? No. E questa voce qui che hai tirato fuori a tale quale, da dove è uscita? Ma è uscita dalla paura. Quando hai paura ti esce una cosa da dentro. Poi aspetta, no, aspetta. Diciamo le verità, non è che sono io. Io ho una coach, Maria Grazia Fontana, che chapeau, come dice Loretta Goggi. Cioè lei, quando è lì, ti tremano i polsi, perché tu, lei riesce a capire la tua voce e dire la devi fare completamente diversa, e finché non la fai non ce n'è. Quando tuo papà giocava con te, con la musica, no? Immagino che comunque ti mettesse nella situazione di immaginarti il futuro, no? Che infanzia è stata immaginare i tuoi sogni, i tuoi desideri? Cosa volevi diventare da grande? Ma allora, io ho vissuto in una famiglia di donne, perché papà, mamma ha avuto questo divorzio, si sono separati quando io avevo 4 anni e mia sorella... Ah, sei tu! Riccione. E le gambe, guarda le gambette, cucchiatelle. E accucchiate significa un po' storte così. E quando si sono separati avevo 4 anni e avevo bisogno di una figura paterna, perché si ha bisogno, c'è niente da fare. Certo. Altrimenti c'è una sola campana, che è quella della madre, di mia madre. Quando mamma diceva no, era no. Io non potevo andare da mio padre e dire papà, metti una buona parola, perché papà non c'era. E quindi... ne ho avuto tanto la mancanza. Devo dire la verità, ho sofferto, lo devo dire. Io non è che io voglio dire quello che penso, cioè non sono stata una che va bene, no. Ma è questo che apprezziamo poi alla fine, questa io sincerità. Io ho un po' soffertino. Ma non poi c'è nulla di cui vergognarsi nella sofferenza. Io sono proprio una di quelle che dice che la sofferenza, la vulnerabilità, solo la fragilità quella, tu impari è viva, solo dalla perché sofferenza. Da lì passa la luce della nostra vita. Impari prima. Solo dalla sofferenza. Sì. Perché non lo so. Non so, forse la felicità nella vita, io delle volte dico quando sono pessimista, è l'assenza della sofferenza, cioè... ti capitano delle cose. Poi io invidio le persone che hanno avuto una famiglia allargata, che hanno avuto buoni rapporti. Io non tanto. Ho sofferto la costruzione di mio padre con un'altra famiglia, forse non me l'hanno fatta vivere bene. È così, quindi... Però appunto una mamma molto volitiva. Mamma...
una zia Mamma Dolce. Che ti incantava. Zia, io quando ero piccola ero affascinata, quando andavo sul set la vedevo stupenda, e in questa villa di Marino noi abitavamo, guarda là, voglio dire, no, non ce n'è. So. Poi... Me lo dici dopo la pubblicità, così quando torniamo poi abbiamo tutto il tempo sì. di raccontarci. Goditi questa immagine tua. Questa è bellissima, intanto. C'era una volta. Con Via Loren e Alessandra Mussolini. Don't you worry about a thing. Siamo a ruota libera con Alessandra Mussolini che ci stava raccontando la sua infanzia, no? E proprio nella nostra infanzia noi abbiamo... tutte le nostre ferite, che sono quelle che poi nella vita magari ci aiutano a darci una spinta per far girare la ruota per il verso giusto. Accanto a te c'è stata anche questa figura straordinaria che probabilmente ti ha incantato, regalato sempre dei sogni. E allora guardiamoci questo filmato in omaggio della grande Sofia Loren che da poco ha compiuto gli anni. Beh, mia zia che mi incanta ancora, perché mia zia ha una verve napoletana, ne tira fuori certe che... Perché lei è rimasta sempre semplice con noi, con mamma. Siamo, vedi, sempre le donne, anche... Lì c'è stato Riccardo Scicolone, mamma ha comprato il cognome, perché lui l'aveva dato solo a zia e zia gliel'ha comprato a mamma. Il cognome, figurati quanto il cognome è ancora così importante. Sto cognome è molto importante, invece uno lo potrebbe anche scegliere. Cosa sognavi guardando zia da piccola? Quando ero piccola chiaramente uno c'ha i sogni, dice vorrei fare l'attrice, chiaro, no? E allora ancora una volta il cognome, dice mi presentavo... A parte se io troppo alta, troppo magra, troppo bionda, ma il cognome lo manteniamo, di quello è il cognome mio. E poi mano a mano, che fai? Soccombi. E quindi poi, vabbè, è complicato. E quindi poi dopo ho detto, vabbè, dai, vediamo di trovare una quadra, perché nella vita tu qua, non è che ti puoi sbattere sempre contro il muro, devi riuscire un po'. Sai quando fai la pizza che la fai così? Riuscire a trovare un compromessino. Allora, visto che tu sei sempre una donna così diretta, pane pane, vino al vino, dici sempre quello che penso, almeno così ci sembra, sì, noi abbiamo scelto di coinvolgere il pubblico. Io ti farò delle domande e loro decreteranno se ci hai detto la verità oppure se ci hai detto una bugia. Va bene. Nel caso in cui loro dicessero che tu hai detto una bugia, dovrai sostenere una penitenza. Ci Ma stai? Sono contenta. E loro come lo sanno che non è la verità? È in base a quello che tu gli trasmetterai con la tua risposta. Molto bene. La prima domanda è questa. A proposito dei sogni di zia e di questa tua avventura da attrice, nell'intraprendere la tua carriera d'attrice, zia Sofia ti ha mai sponsorizzato? Beh, zia per il remake della Ciociara sì, però poi non mi ha preso il regista, sì, la lacrime amare, però sì, mi aveva fatto una bella raccomandazione pesante, però poi il regista pesante, sai di quelle bosse. Uno può essere una bella raccomandazione, cioè una gioia, ti raccomanda Sofia Loren, però il regista non ha voluto. Si è messo contro Sofia. Sì. Vediamo se il pubblico ti crede oppure no, alziamo le palette, vero o falso? Falso? No, mi ha raccomandato quella volta. E hai convinto anche dietro. Voi... tutti, vero. Alla grande. Capito? Tu... perché quando entri con una raccomandazione potente, così. Tu non entri nello studio così del regista.
Tu entri così. E invece vattene, non mi piaci. Non l'hai convinto, non l'hai convinto. Però nella tua carriera hai convinto tante altre volte, in particolare hai convinto lui quando a un certo punto ti abbiamo incontrata sul piccolo schermo e c'era il grande Pippo. Ah, Pippo Baudo. Alessandra Mussolini. Nel dubbio che fai, nemmeno lo sai, e allora lascio perdere, e aspetta ancora un po'. Lui aveva promesso, Alessandra, lo sai che canti bene, lui e Pippo Carusa, ti manderemo a Sanremo. Ho fatto cantare tutte queste canzoni tragiche un pochino a domenica e non mi hanno mandato a Sanremo. Questo Sanremo ce l'ho qui, Pippo. Pippo, un applauso a Pippo, guarda, carino Pippo. Seconda domanda, ti è dispiaciuto abbandonare la carriera d'attrice per inseguire altre passioni? Un po' sì. Perché, beh, perché quando uno vuole fare una cosa... Io mi sono data 10 anni. Mm. Ho detto, se entro 10 anni non riesco a sfondare e a riuscire a fare così, perché sennò diventi ostinata, diventi un'illusa. Ho detto, mi sono data 10 anni, al 10° anno arrivederci e grazie, che devo fare? Avete convinto, siete stati convinti da Alessandra Mussolini? Vediamo il pubblico cosa risponde, alzate le palette, vero o falso? Perché è falso? Mica ho fatto più l'attrice. E non li hai convinti a sto giro? Perché eh? Non vi ho convinti? No, io vorrei sapere però perché. Perché visto che è stato molto forte il falso... Ah, lo vediamo sempre! Quello è grave però, potrebbe essere una cosa... Sì, ma non faccio l'attrice, non ho fatto i film, le cose, capito? Uno voleva fare... Però la penitenza la dobbiamo sostenere. Ma io sono contenta. Va bene, facciamo, vediamo qual è... Elisabetta, la prima penitenza per Alessandra Mussolini. Devi interpretare con tanto di grida d'entusiasmo il ruolo di una super fan di Cristiano Malgioglio. Ce la puoi fare? Ce la posso fare. Allora noi mandiamo un filmato. Bellissimo! Dell'ultimo videoclip di Cristiano. E contemporaneamente devi fare la fan di Cristiano Malgioglio. Vai, Elisabetta. Se lui mi sposa, mi butta una rosa, mi dice di amarmi e poi non lo fa. Ha un corpo attraente, mi spacca la mente, profumo d'oriente, di peccato lui sa. Una fan di Cristiano, no, perché io ero talmente interessata a vedere il video, perché quando vedi Cristiano ti ipnotizza, sì. E che me lo stavo godendo, la verità, no, Cristiano, io sono una fan di Cristiano! Da tanto tempo, perché tanto. Grazie Cristiano a lui mi ha salvato, in Giappone. Grazie, mi ha salvato la vita per disperazione, a me è sempre la disperazione, a me e a mamma, perché ero andata in Giappone, te la dico breve, ho fatto un disco, perché a mamma gli hanno detto... Eccolo qua il disco. Allora, in giapponese, perché gli piacevo con gli occhi che grossi. Che c'è scritto là? Ma che ne so, se può dire. Poteva esserci di tutto. Allora, mamma, come Anna Magnani nel film Bellissima, io vado, ho fatto una mezza pubblicità che ci aiutava, vero? E allora hanno detto, ma che sua figlia sa cantare? E mamma, ma certo, canta benissimo, mai cantato in vita mia. E allora ho fatto un disco in giapponese. Che fa? So ancora le parole che mi si sono piantate. Sai l'infanzia quando vieni rovinata da questa... Allora, la canzone era così. E poi chiamammo Malgioglio per farla in italiano, che se no... Te la faccio. Awa e chi ame chi no fantasy, kanji asui no yo mystery, mitsumerareta. Mi guardi?
che poi mamma e con me me l'ha trasmesso. Noi abbiamo sempre avuto paura dell'aereo. Vatti a fare 14-16 ore di volo con i vuoti d'aria, eh? Arrivavamo lì e dovevamo tradurre questo LP dal giapponese all'italiano. A chi chiami se non il grande Cristiano Malgioglio? Grazie, che mi ha tradotto. Cristiano. Cristiano è la vita mia. Andiamo avanti con la prossima domanda. Quando Ballando con le Stelle ti sei scusata con la comunità LGBT per certe tue affermazioni, eri sincera? Assolutamente sì. E devo dire la verità, vedendo anche quanto soffrono i ragazzi, gli adolescenti, quando hanno paura di dire le verità, in fondo. Nella famiglia capisci che hai proprio toppato. E ti posso dire anche un'altra cosa, penso che si debba fare anche di più, perché molto spesso i ragazzi mi hanno detto, ho parlato anche con delle persone, che spesso diventano anoressici i ragazzi maschi, che in genere sono più le ragazze, proprio perché non riescono a esprimere. Invece io sai che cosa credo? Basta con questo sesso e sessualità, ognuno è fluido come vuole, una volta sei così, una volta sei così, basta. Vuoi che divento fluida pure io? Ma lo vuoi vedere? Hai qualcosa da dirmi? No, non ho da dirti. Ma sai che cos'è? C'è una morbosità intorno a questo argomento. Sì, io nelle... parlavamo con la signora. Nel letto la signora, per esempio, non vuole far entrare solo chi non si è fatto la doccia. Questo è bello. Chi c'è, c'è. Maschio, femmine, quello... Via, basta che una persona pulita. Vediamo se hai convinto il pubblico. Alzate le palette, vero o falso? Alessandra Mussolini ha detto la verità oppure no? Ha detto la verità. Ho detto sono fluida, sono fluo o fluida. Però io la domanda della penitenza te la faccio lo stesso. Ma fammela. Ti prego, voglio le penitenze che fanno bene. Io non le ho mai fatte ai miei figli. Ho sempre odiato. Questo è divertente. Ti tolgo però, il cellulare per una settimana. No, mai nessuna fatto. Punizione, no, mai? No, io sono immediata. Uno schiaffo, una cosettina sul sederino, poco poco. Okay. Però niente punizioni. No, le punizioni le detesto. Sempre detestate queste cose a lungo termine. Io mi sfogo subito, capito? Poi passa. Anch'io mi sfogo subito. Mi devi dire subito chi di costoro butteresti giù dalla torre e perché. Sono concorrenti di tale e quale show? Ma sono i miei... Allora, Ballerini, Valeria, Samira, Valeria... Marini e... Ma per Persia. Finta, perché poi ci devo ritornare nel programma io, eh. Vabbè. E butto la torre. Vedi tu. Allora te la butto così, perché sennò mi rovini, mi stai rovinando. Valeria Persia, perché è troppo brava e quindi potrebbe essere una mia concorrente. E Samira, c'ha troppi capelli, è troppo belli, la invidio. E butto... Le posso buttare tutte e due insieme a braccetto? Loro due. Giù dalla torre tutte e due insieme. Sì. La Persia e Samira. E Samira. Altra domanda. O tale e quale, napoletano significa lo specchio, mi dicono. Tale e quale sì. Tu chi vedi quando ti guardi allo specchio o cosa vedi? Prima di tutto io delle volte, ci sono pure delle giornate che uno è meglio che non si vede allo specchio, sono sempre in movimento. Tu in fondo non sei mai statica, ferma, perché di giorno in giorno, di ora in ora sei diversa. Quindi io vedo una donna che in questo momento corre, che non si vuole girare indietro, di dire oddio se avessi fatto questo. No, non l'hai fatto. Non avere rimorsi, non l'hai fatto, goditi il presente. E quindi io mi vedo così, magari mi vedo la ruga, mi vedo questo, e dicevo, vabbè, quindi magari mi metti i capelli un po' più così, si copre. Questo è molto grave, te lo devo dire. Con tale e quale show mi mettono le protesi di silicone. Sai come le tolgono? Con l'acetone. Sai che io ho tutte le croste perché si è tolta la pelle?
Io devo chiamare un chirurgo alla fine. Sì, 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 sì. Quindi ho la scusa che alla fine di tale e quale show andrai dal chirurgo. Te credo, plastico. Sei rovinata. Vi ha convinto? Vero o falso? Alzate le palette. Un bel chirurgone, loro dovrebbero dare a Cotè un bel chirurgo plastico. Che tu... Così, all'occorrenza. All'occorrenza. E hai detto la verità falso. Per loro. Hai detto falso, la lui ha detto falso. Solo tu hai detto falso. Vabbè, cos'è che non ti ha convinto di questa risposta? Boh, non lo so, non è una risposta. Vuole la penitenza. Allora. Vuole la penitenza. Allora, già che ci siamo, al di là di questa cosa del chirurgo, eccetera, interiormente, il tempo che passa, come lo vivi? Male. Sì? Sì, sì, sì. Male, lo sai perché? A me mi fanno ridere, io poi sono fatta così, devo dire quello che penso. Tra un po' compigli anni, anche questo del compleanno, oh basta, c'è pure un diritto all'oblio, basta col compleanno, festeggiamo l'onomastico con le donne, c'hai 59 anni che li compi il 30 dicembre, hai 26, oh, no, perché gli uomini non compiono, no. Le donne compiono, sì. Oh, diritto all'oblio per il compleanno. Oh, detto questo, il tempo che passa mi spaventa. Perché quando dicono, adesso compi un bel traguardo. Traguardo di che? Che è il traguardo? Invece io ti devo fare i complimenti, perché mi sei piaciuta moltissimo a Nudi per la vita. Perché in quel caso bello stato. Hai dimostrato che, insomma, faccio fatica a credere che tu hai un brutto rapporto col tempo che passa, perché in questo caso veramente hai dimostrato non solo di saper stare al gioco, ma di vivere benissimo la tua femminilità. Vediamo il filmato. Perché mi è piaciuto? Sembrava che te lo stessi godendo quel momento. Perché abbiamo lanciato un bel messaggio di prevenzione per tutte le donne ed è stato capito, perché tante, anche giovani, anche ragazze, sì, sì, anche donne hanno detto ci avete dato una tale forza, perché quando tu fai la prevenzione, tu fai la mammografia che è sempre un po' delicata, cioè pensano che possa far male, non fa male, va fatta pure sotto i 40 anni. E allora fare questa cosa, perché qua ma io non ho capito una cosa, scusami, ma perché su Instagram o su altre cose la donna non può far vedere il seno e l'uomo sì? È una questione delle dimensioni. Cioè, ma perché non siamo tutti uguali? In fondo è un capezzolo. Che sarà mai un capezzolo un po' più gonfietto? Allora, questo, anche là, questa ossessione, questa cosa morbosa, liberiamoci da quel bello, un petto nudo. Io l'avrei fatto vedere pure senza pixel. Perché? Perché una volta che tu dai un messaggio, il messaggio deve arrivare pesante. Tu devi vedere come siamo fatte noi, capito? Quindi devi fare la prevenzione. I tuoi figli come l'hanno presa? Ma allora, all'inizio mamma non ci fa brutta figura. Ah, ecco! Allora, le sai le mie figlie come sono? Ce li presenti? Ci dici i nomi? Allora, Caterina è la prima con la giacca rossa. Io dico, lei va a benzina, perché lei è forte, è iperattiva, ha una capoccia così, è brava. Clarissa... Le cose te le dice dopo 3 giorni, quindi è un diesel, lei deve carburare, riflette, più rigidina. E Romano è elettrico, Romano a 19 anni mi becca tutto. Gioca nella Lazio? Gioca, non vuole assolutamente che si parli del calcio. Ama, mica parli. Non parlo, infatti vedi, non parlo. Sì, comunque lui è elettrico. Pensa che lui, le ragazze, figurati, ci adoriamo, ma
se io ho una tristezza, una cosa, lui mi becca subito. Viene da me, nel letto, ma no, nel letto, mi fa, mamma, no, perché il letto guarda la signora, ormai questa è esperta. C'ha le fobie. È esperta. E ci facciamo... Vedi, pensa, con me lui si, mi dice tutte le confidenze. Questo è molto bello. Sì, sei una mamma chioccia, sei una mamma dolce. Oh, una chioccia. Sì. Una chioccia tremenda, un po'... Che sa anche cucinare. Un po' che si diverte in cucina, parecchio. Anche un po' di fantasia. Assolutamente, la birra nella matriciana, mi dicono. È bello. È bello? Ma è bello, lo sai perché? Perché se no la matriciana secca secca col guanciale, questo pomodoro, la birra ti dà sempre quel calore. Un la po' vita di brio. Senza calore, senza passione, non vuoi. Quindi devi dargli la birra, pure alla matriciana. Alessandro Borghese, che ne pensi Oddio. Della birra nella matriciana? Buon pomeriggio a tutti. Non lo sapevo! Ho sentito birra nella matriciana. Ma accompagnata la matriciana o nella matriciana? Perdonami, nella. Sai che sfumo io? Nella matriciana. No, sai che sfumo io? Faccio guanciale, una botta di guanciale e poi un girino di birra e ti dà quella cosa, capito? Lo sfuma anche un po' il guanciale. Ti posso suggerire invece della birra una sfumatina di aceto? L'aceto mi fa troppo Chinatown, preferisco... Scusami, io ti adoro, sono ammiratrice tutta mi fa nella un famiglia. Po' tedesco. No, la birra fa tedesco. Senti, Alessandro, adesso tu ti disgusterai di me sicuramente. Io la botta della birra la metto pure un po' nella sfumatura del pesce. Lo sai, non metto il vino bianco, io so astemio tra l'altro, ma un pochino di birra pure nel pesce, eh? Dico astemio, quando è successo? Da sempre, come papà. Perché io dico troppo le verità se bevo. Tu dici se bevi mi sento un dramma. Se bevo è una tragedia. Alessandro, io ti ringrazio di essere qui venuta a Ruota Libera in collegamento dalla tua bellissima cucina, perché ci devi dare un messaggio veramente... Sì, siamo qui dal lusso della semplicità, sì. Molto importante il messaggio e il motivo per cui tu sei qui oggi. Assolutamente, perché da 10 anni sono testimonial di AISM, che è l'Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla, e come tutti gli anni siamo in 5.000 piazze italiane con le nostre mele, fino al 4 ottobre, e quindi vi voglio invitare tutti quanti a donare con una semplice telefonata o da casa o da mobile al 45512 in maniera tale da aiutare la sclerosi multipla, che è una malattia debilitante, invasiva e che colpisce anche i giovanissimi. Quindi mi raccomando, donate fino al 4 ottobre in 5.000 piazze italiane. Vi ricordo 45512, AISM per la sclerosi multipla. Questo è il motivo per cui sono qua, che è una cosa importantissima, oltre a evitare di mettere birra nella matriciana. Non lo sapevo! Però, per esempio, le mele le possiamo mettere, insomma, in tante ricette diverse. Io sono un incapace in cucina, però una ricetta semplice con le mele che possiamo fare tutti, che posso fare anch'io. Diciamo che le mele si possono usare un po' dappertutto, oltretutto se andate ad acquistare le mele troverete una mia ricetta, una mia tartatenne all'interno delle mele di AISM, però insomma si abbinano con la carne, con il pesce, con i dolci, insomma le mele sono molto duttili e poi in Italia ne produciamo di buonissime e meravigliose, quindi vi consiglio di usarle in tantissime preparazioni. Io approfitto un po' della tua presenza qua, perché invece, visto che pane, amore e fantasia possiamo declinarlo in cucina con Alessandra Mussolini. Lui già mi ha rovinato, quindi allora, se devo stare attenta. Do insomma, il titolo di un piatto. Magari Alessandra si diverte a scegliere gli ingredienti, abbiamo allestito in studio una lavagnetta con delle calamite e tu verifichi che la ricetta che ci va a spiegare lei attraverso le immagini è giusta oppure sbagliata, ok? Vai Ale, ti seguo. Vai. Allora, il primo piatto è il pesto. Il senza pesto. Senza pasta, solo il pesto. Va bene. Vai con la musica. Allora, dov'è il basilico? Questo che è?
vedo ah, ma lo sai che lo posso pure fare con le zucchine io il pesto? Ma questo che è? È l'insalata, quella è l'insalata. Ah, sei no. sicura serva l'insalata nel pesto? No. Basilico? No, poi... E i pinoli, basilico, sì. dov'è? È finito il tempo. No, vabbè, olio, basilico, pinoli, un po' d'aglietto io non lo metto. E sì, qualche noce tritatella, qualche noce tritatella. Poi io dato che, lo sai che mi è successo ultimamente, sono allergica al basilico. Proprio mi rimane... E quindi abbiamo scelto la ricetta sbagliata. No, perché io lo faccio con le zucchine, lo faccio con i broccoli. Come lo posso fare, Alessandro, questo pesto? Con le zucchine. Anche. Beh, le puoi fare, sì, puoi fare un pesto di zucchine e menta, però se no magari un pesto più alla trapanese con le mandorle, i pomodori. Bene, senza basilico. E se dicessi hummus, come lo fai l'hummus? Con i ceci. Vai con la musica, Elisabetta, ceci, 20 secondi per gestire gli ingredienti. Datemi ceci, ma voi mi nascondete le ricette. No, i ceci, olio, olio, olio. Okay. I ceci che non ci sono, che non li vedo. Metto la cipolla. Aiuto io a cercare i ceci. Ma questo è aglio. I ceci valgono perché l'hai detto. Dove stanno i ceci? I ceci me l'avete nascosto. Cipolla, dammi la cipolla per l'uso. Chi è? Dove sono i ceci? I ceci! Okay. Eccoli, eccoli, erano in fondo. No, questi questo sono che è? Popcorn. È grano. Vabbè, i ceci non ci stanno. I ceci non ci sono, ragazzi. Però l'hummus io lo uso poco. Com'è l'hummus? Con i ceci? Vabbè, facciamo che questi sono i ceci. Con i ceci, assolutamente, sì. Un po' di tagine e poi un po' di paprika. E poi la paprika? Mi senti? Sì, un pizzico di paprika sopra l'hummus ci sta molto, molto bene. Una spolveratina di pepe? Sì, volendo. Diciamo male, una nota meno piccante. Male questa è andata. Hai indovinato, Alessandro Borghese. Grazie di aver giocato con noi, ricordiamo per l'ultima volta il numero che dobbiamo chiamare da rete fissa o inviare un sms per l'AISM, ripeticelo ancora una volta, è il 455512. Grazie Alessandro Borghese. Per la sclerosi multipla, mi raccomando. Grazie a voi e poi devo venire a assaggiare la matriciana con la birra. Mi raccomando anche perché con la sclerosi multipla... Con la sclerosi multipla la prevenzione è importante e soprattutto la diagnosi precoce è importante, si convive. Assolutamente sì. Adesso ci sono delle cure, quindi si può anche fermare dei periodi. Sì, vivi sì. anche molto bene, però la devi diagnosticare. La ricerca ha fatto dei passi importanti e a maggior ragione dobbiamo sostenerla. Allora, prima di lasciarti andare, visto che a tale quale ti aspettano per provare anche la prossima performance, che è molto difficile. La prossima performance io non ci posso credere. Se la prima è andata bene, la seconda non lo so, però ci si deve divertire. E questo è lo spirito giusto. Sì, sì. Ma quando è venuto Michael Jackson a casa tua, com'è andata? Michael Jackson ha rischiato grosso. Perché è venuto a casa, pensa a casa nostra, sai quando faceva proprio Thriller il concerto? Ed è venuto col suo cuoco personale che tagliava tutte le mele, a proposito di mele, le tagliava tutte la cosina e la bibita così. E noi gli abbiamo fatto le pizze fritte, certi pizza così, belle, grosse, chiatte. Se ne mangiate 8, quasi da non andare al concerto. E abbiamo la foto, è la verità, si è affacciato alla finestra di via Nomentana, la gente nell'autobus lo guardava così per dire, ci credo che Michael Jackson, è stata un'esperienza fantastica. Cioè, quindi il concerto l'ha fatto con 8 pizze fritte. Ma le pizze fritte anche Michael Jackson gli sono piaciute, se avesse mangiato più pizze fritte magari stava ancora purtroppo che... Quella è la pizza fritta, salva la vita. Alessandra Mussolini ha giocato con noi, ma vi aspetta tale quale show per fare girare ancora una volta la ruota per il verso giusto e con lo spirito giusto. Grazie. Grazie ad Alessandra Mussolini. Grazie. Ciao. È una bella filosofia la tua.